siamo con Fabio Bossetto della Forma del Libro, libreria padovana, per parlare di autobiografia della neve di Daniele Zovi. Ciao Fabio, un testo molto particolare che racconta di un rapporto particolarissimo con la natura e soprattutto con la montagna. Sì, è un rapporto che in qualche modo si inserisce proprio nella persona, possiamo dire, di Daniele Zovi. È un libro che posso dire assomiglia un po' a un romanzo, nel senso che i vari capitoli, che sono come dei brevi racconti, sono di fatto tutti un po' uniti da un filo rosso, meglio da un filo bianco, che è quello di questo manto di neve che unifica appunto i paesaggi e unifica anche questi diversi scatti fotografici che l'autore ci dà. Sono degli scatti fotografici che in qualche modo attingono alla sua memoria personale sicuramente, quindi sono scatti fotografici che riguardano la sua infanzia, ma anche il suo modo di rileggere il rapporto con la montagna e con la natura nell'attualità. Un rapporto che per lui è stato intimo, familiare, fin dai primi anni, ma che è stato anche, possiamo dire, professionale, inerente certo. Alla sua formazione, ha studiato scienze forestali, ha lavorato nel Corpo Forestale dello Stato. È un libro che risulta poi anche poetico, ma certamente non sdolcinato, nel senso che anche i sentimenti che affiorano anche molto vivi all'interno dei racconti, partono sempre dal dato concreto, a volte anche scientifico, come è fatto a livello molecolare un fiocco di neve. Ecco, la capacità anche dentro e oltre il dato concreto di leggere anche qualcosa che riguarda l'uomo e il suo rapporto con la natura. Ecco, c'è proprio questo tema che è centrale del rapporto dell'uomo con la natura, e si parte magari anche da una riflessione che tante volte si fa e si faceva purtroppo senza pensarci troppo: non c'è più la neve di una volta, no? Ma questo è un indicatore purtroppo molto grave di quello che sta succedendo al nostro pianeta e anche di questa mancanza di rapporto con la natura che purtroppo abbiamo modificato e stiamo modificando. Sì, questo dato percorre un po' tutto il libro. Il libro non costituisce una lettura dolorosa, è un libro veramente molto piacevole, eppure sullo sfondo sicuramente della scenografia c'è anche l'aspetto problematico, e lui lo dipinge molto bene in poche righe, proprio nell'introduzione, che possiamo anche di un passo che possiamo anche andare a leggere, in cui dice alla fine dell'introduzione: ho terminato questo libro con l'inquietudine che sentivo quando l'ho iniziato, perché la neve e il ghiaccio ci accusano soprattutto con la loro assenza. I numeri dei disastri che abbiamo provocato e la quasi totale incapacità di correggere i nostri comportamenti ci mostrano una situazione ormai irreversibile. Io sono stato fortunato, ho visto tanta neve. Ecco, c'è un po' l'idea che la neve in questo caso abbia una voce, e questo percorre un po' tutto il libro. Ecco, l'animo di Daniele Zovi è un animo che si è formato a questa capacità di ascoltare la voce della natura attraverso la neve, una neve che parla attraverso i suoi silenzi, attraverso la sua capacità di attutire dolcemente tutti i rumori, ma anche parla soprattutto attraverso la sua assenza, e quelle sono parole certamente di denuncia. Assolutamente. Prima di chiudere, un buon motivo per leggere l'autobiografia della neve di Daniele Zovi? Ma un buon motivo perché per chi ama la montagna certamente è un modo per catapultarsi improvvisamente in montagna, anche in questo periodo di restrizioni in cui volenti o nolenti ci possiamo muovere molto di meno. Per chi invece non ha questa passione innata, ecco, per la montagna, è sicuramente una lettura che aiuta a sognare, che aiuta ad evadere magari dalle quattro pareti appunto nelle quali ci troviamo in qualche modo rinchiusi, e devo dire è anche un libro bello da un punto di vista, diciamo, chiaro, il testo è la cosa principale, però anche da un punto di vista grafico, come libro da leggere durante l'inverno, forse anche come libro da regalare, come strenna possiamo pensare, è molto bello sia per la veste grafica che gli ha dato UTET, che rende quasi palpabile appunto al tatto i contenuti, ma anche per il corredo fotografico di
fotografie dell'altopiano realizzate da Sergio Dalleave Kelly, che ha speso la vita lavorando all'Osservatorio Astronomico di Asiago, con la sua capacità fotografica fortemente minimalista che lascia gustare veramente questi paesaggi invernali anche rimanendo comodamente in poltrona. Ecco. Ringraziamo allora Fabio Bossetto della Forma del Libro e ricordiamo Daniele Zovi, Autobiografia della Neve, pubblicato da UTET.